L'altro giorno ho passato ore a cercare di rompere un blocco di bedrock. Il tutto per scoprire cosa ci fosse al suo di sotto. Peccato che dopo un paio di ore che lo stavo rompendo, il mio piccolo in diamante si è rotto e non ho mai potuto scoprire cosa ci fosse al suo di sotto. Proprio per questo oggi andremo a usare gli oggetti più proibiti di tutto Minecraft per riuscire a rompere quell'unico blocco di bedrock. Il tutto per scoprire se c'è realmente qualcosa al di sotto della bedrock. E per completare questa missione avremo tutti questi oggetti a nostra disposizione. O per meglio dire, sono le opzioni, poi recuperarli sarà un po' complesso. Ma comunque la prima, che è anche la più semplice, è quella di andare a utilizzare un piccone in pietra. Perché dovremo scavare ben 100.000 blocchi. Perché teoricamente, secondo i miei calcoli, scavando 100.000 blocchi poi dovremo essere capaci di rompere la bedrock. Proprio per questo prendiamo questo piccone e adesso sì, è il momento di andare a reperire un po' di blocchi. Per questo andiamo subito a metterci qua e sulla strada, che abbiamo già dei bei blocchi di cobblestone. E ora mettiamoci a scavare finché non riusciremo a ottenere quello che voglio, ovvero il blocco rotto di bedrock. E mi sa che questo piccone non mi basterà mai nella vita, perché già lo vedo messo male. E difatti mi si è appena rotto. Ok, mancava l'ultimo blocco. Io che speravo che ne potessi avere ancora. Vabbè, ora vediamo di tornare su. Quindi, essendo che il piccone in pietra non ci ha realmente dato nulla a causa del fatto che avevo un piccone un po' scadente, dato che l'avevo già usato parecchie volte, è il momento di passare al secondo metodo. E questo sarà molto interessante, perché dovrò recuperare il tree tool di Herobrine. E voi direte giustamente: ma Zixon, Herobrine non esiste. Zit. Voi non lo sapete. Esiste come? Infatti, se io ora me ne vado verso quella direzione, ovvero il lato più esterno di questo villaggio, per pura casualità noterete una casa. E quella casa è proprio di chi pensate voi, ovvero di Herobrine. E no, non sto per nulla scherzando. Herobrine vive nel villaggio, c'ha la sua casa. E sì, a quanto pare gli piace vivere. Ed eccola la sua casa. Quindi facendo molta attenzione, perché se ci vede sicuramente non sarà amichevole, dato che gli vogliamo rubare il suo tree tool. Avviciniamoci in maniera molto molto amichevole. E adesso che siamo vicini alla sua casa, dobbiamo solo aspettare che lui se ne vada. Altrimenti il problema potrebbe essere non solo il fatto che sono vicino a casa sua. Quindi dov'è il piccolo Herobrine? Ed eccolo là. Allora teoricamente sta uscendo di casa. Perfetto. Meno male che non ha guardato in questa direzione. Cioè l'ha guardata, ma non abbastanza, e vola. Vabbè, giusto, alla fine parliamo pur sempre di Herobrine. Se non vola lui, chi dovrebbe volare? Detto ciò, ora che lui se n'è andato, io posso infiltrarmi in casa sua. Allora, dove cavolo ce l'ha quel piccone, quel tritool così magico qua? Non c'è qua. Fammi un po' vedere. Non c'è nemmeno. E allora dove l'ha messo? L'unica opzione è che l'abbia nascosto da qualche parte. E a sto punto allora deduco che abbia per forza qualche passaggio segreto qui da qualche parte. Qua non mi sembra. Qua nemmeno. E allora al primo piano, che è anche più probabile. E guarda un po' cosa abbiamo qua. Una leva. Quindi sì, senza pensarci due volte, tira quella leva. E cosa dovrebbe accadere nello specifico? E quelle particelle da dove escono? Qualunque cosa essa siano, non promettono bene. O per meglio dire, stanno indicando qualcosa. Come immaginavo. E il passaggio si è aperto. Quindi scendiamo. E adesso teoricamente, tralasciando queste particelle che sono appena scomparse, devo un attimo calcolare qua. C'è roba strana, ma a me interessa questa cesta nella quale abbiamo il nostro Herobrine Tree Tool. E mi sono chiuso sotto. Vabbè, ora posso anche scavare, vero? Piccolo piccone, se ce la fai. Sono pure su delle scale. Effettivamente scavare da delle scale non è la cosa più ottimale. Però fatto questo, ora possiamo anche uscire da questa casa, perché mi sa che fra poco tornerà Herobrine. E noi dobbiamo aspettare che lui torni per poi poter scappare senza che lui ci noti. Ora molta cautela, perché potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Per ora non mi sembra di vederlo. Invece eccolo qua. Quindi bravo, vattene in casa. E ora che lui è andato in casa, è il momento di scappare ancora un secondo. E ora fuga prima che mi noti e mi faccia fuori come io non voglio essere fatto fuori. E adesso che ci siamo rubati questo piccone, è il momento di provarlo. Proprio per questo motivo proviamo a scavare. Ed è abbastanza lento, ma teoricamente ha delle abilità tipo questo. E adesso sì, scavo decisamente molto più veloce. E allora andiamo a vedere cosa accade se vado a scavare della pietra. Sono abbastanza lento. Magari ancora un power up, un altro.
indietro. E sempre a questa velocità vado. Non vado più veloce. Magari posso fare anche altro. Non mi sembra per nulla. Sì, bello. Ma neanche troppo. Più che altro è lento. Oppure aspetta, magari devo fare un attimo una cosa. Proviamolo ora. Ora ci siamo. Questa è la velocità che desideravo. Per questo ora vediamo di proseguire e andare a prendere molto molto altro ancora. Quanto adoro questo tritool di Herobrine. La domanda è, adesso questo tritool riuscirà almeno a rompere anche lui la bedrock? E pensate che questo è solo il secondo dei 6 metodi che andremo a utilizzare. Infatti tra gli altri avremo un esercito di villager, un sacco di TNT e anche un robot che farà il lavoro al posto nostro. Ma a questo punto la domanda è, riuscirà a rompere la bedrock? E la risposta è negativa. Niente, non si può ancora rompere. Neanche il tritool di Herobrine riesce a romperlo. Per questo motivo direi che è il momento di passare al prossimo metodo. Ma nel mentre ci portiamo a casa un bel 536 blocchi scavati, che iniziano a essere un minimo tanti. Sì, ne mancano ancora un bel po' però. E proprio per questo ho fatto una piccola conferenza con tutti i villager. Difatti eccoli qua i miei cari amici. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, come state quest'oggi? Male Zexon finché ci chiami te. Grazie mille Carlo, sempre simpatico. Comunque allora, oggi vi devo parlare di una cosa. Avrei bisogno del vostro caro aiuto per riuscire a scavare tanti ma tanti blocchi, ok? E perché dovremmo aiutarti? E soprattutto cosa ci guadagneremmo noi? Allora Laule, sicuramente già me l'aspettavo una domanda del genere da te, perché ti conosco fin troppo bene. Per l'appunto, quindi come hai intenzione di pagarci? Infatti vi pagherò in un modo molto semplice. Dovete sapere che potrò darvi gold ed apple a volontà. Perché sì ragazzi, non so se ve ne siete accorti prima, ma quando utilizzo la spada mi vengono date anche delle golden apple. Quindi sì, è l'unico metodo di pagamento che posso dargli. Vi va bene come pagamento? Zixon, ce lo chiedi pure? Ovvio che sì. Ma sei sicuro che tu riesca a darci tutte quelle che vogliamo? Sì, sicuro il 200%. Voi state tranquilli. Anzi, ve ne ho già 3 giusto per il gusto di fare. Godetevele. Ok, bene, allora il nostro aiuto è assicurato. Bene, ora che siamo in caverna, veloce a lavorare. Su, dai che voglio tutto quello che mi serve il prima possibile, quindi a lavoro. Perfetto, e guarda che bravi che sono i villager, tutti belli andati a lavoro. E nel mentre che loro fanno quello che devono fare, noi facciamo un'altra cosa, ovvero prepariamo gli esplosivi. Perché sì, vi pare che gli esplosivi non possa farli? Ovvio che li posso fare, proprio per questo è il momento di crearli. E per far ciò, quello che ci servirà sarà della sabbia e soprattutto della gunpowder. Ma la prima cosa dalla quale partirei è della sabbia. Quindi sì, mi tocca uscire da questa caverna e andare a prendere della sabbia, come se ne avessi voglia. Però mi tocca, quindi andiamo. Ed eccoci finalmente nel deserto. Per questo ora vediamo di recuperare tutta la sabbia che ci serve. Tanto non dovrebbe, no, in realtà ne serve tantissima, calcolando che gli esplosivi dovranno essere davvero tanti. Quindi facciamo una cosa così. Ora che ho notato, mi sono appena accorto che c'è una struttura alquanto particolare. Quindi, dato che io sono una persona che non sa farsi gli affari suoi, andiamo a vedere un po' cosa ci cela questa struttura. Magari cela degli esplosivi che non sarebbero per nulla male, calcolando che ce ne servono davvero tanti. E contiene gunpowder, che ci torna utile, dei diamanti, non mi lamento, dell'ossidiana, questa roba che non so cosa sia. Ma comunque vabbè, finché contiene gunpowder mi va più che bene. Questa roba la possiamo anche lasciare, dato che non so cosa sia. E altro gunpowder non mi sembra che ci sia. Altro qua dentro non c'è. Quindi sì, torniamo a scavare la sabbia, perché manca ancora un bel po'. E ora che ho la sabbia è il momento del secondo ingrediente, ovvero i creeper, la gunpowder. E dovete sapere una cosa molto positiva, ovvero che la spada mi conferisce resistenza infinita, oltre ad altri incantesimi, cioè oltre ad altri effetti. Per questo scendiamo qua sotto e vediamo di fare una distruzione di massa. Quindi sì, devo farne un attimo fuori tutti. Sì, dai, un po' in più. Dai, facciamo scoppiare tutto per benino. E direi che ho disintegrato per benino ogni creeper. E guarda qua quanta gunpowder. Ora direi che sono più che contento. Adesso possiamo andarle a craftare. Quindi voliamo dentro la casa, chiudi tutto e ora è il momento di divertirsi. Perché qua è la crafting. Metti tutta la sabbia per benino. Teoricamente la sabbia va messa così, poi la gunpowder. E a questo punto potremo creare davvero tante TNT.
TNT. E direi che le TNT adesso le abbiamo. Quindi ora torniamo dai villager che sicuramente ci staranno aspettando, perché avranno scavato davvero tanto, tanto, tanto. E ci vorranno dare i blocchi, quindi voliamo da loro. Bene, Zexon, abbiamo fatto quello che ci hai chiesto. Come vedi, abbiamo scavato davvero, davvero un bel po'. Sì, infatti noto. Oh mio Dio, ma certo che non vi siete dati i limiti. Comunque, bravi, è proprio quello che volevo. E mi state dicendo che queste chest sono piene zeppe di cobblestone. Tutte. Beh, sì, Zexon, dove pensavi che mettevamo tutta la cobblestone che scavavamo? Vabbè, allora molto positiva come roba. Con questo dovremmo essere più o meno sui 70.000, se non oltre. Comunque, detto ciò, grazie mille. Il nostro pagamento? Dopo ve lo darò, tranquilli. Già tenete altri 3 golden apple. Bene, perfetto, grazie, Zexon. Allora, ci vediamo, addio. Ma grazie a voi, tranquilli. Sì, se ne sono già andati. E figurati, come sempre. Comunque, detto questo, adesso arriva il vero divertimento. Perché, beh, dovete sapere che adesso io ho farmato queste TNT per una sola motivazione, ovvero quella di farle detonare tutte. E sì, forse questo non è il luogo più adatto, perché ormai è totalmente scavato. Quindi direi di metterci più che altro vicino a una zona che non è ancora stata scavata, ovvero questa, e riempirla per benino di TNT. Ma proprio bella imbottita fino al midollo. Quindi sì, ci vorranno moltissime TNT. E adesso che abbiamo tutto, è il momento di innescare l'ora fuga prima che iniziano a scoppiare. Una volta che inizieranno a scoppiare, per me sarà finita. E infatti ecco che è iniziata la distruzione di massa. Meno male che mi sono allontanata abbastanza. E sì, mi sa che lì ci metteranno un bel po' a scoppiare tutte. Sì, e stanno volando letteralmente ovunque. E direi che la distruzione ha funzionato alla perfezione. Infatti guarda qua che cratere gigantesco. Una delle migliori cose che abbia mai visto. Un'opera d'arte moderna. Sì, decisamente. Comunque sì, con questi dovremmo arrivare a 80.000. E adesso rimangono gli ultimi 20.000. Però sapete che vi dico, andare avanti così è un po' troppo complesso. Quindi mi farò dare la mano da un caro vecchio amico, che sicuramente saprà fare il fatto suo. Infatti adesso è giunta ora di creare il robot. Colui che avrà un radar integrato che ci porterà direttamente al preciso punto nel quale ci sarà il pezzo di bedrock più fragile di sempre. Infatti è l'unico metodo per trovare il pezzo di bedrock che ci consentirà di finire sotto il mondo di Minecraft. E per creare questo robot, naturalmente gli mettiamo le telecamere come occhi, poi la CPU, la scheda madre, il materiale con cui si formerà, una fonte di energia e infine il radar. Ed ecco noi il nostro robot, con il quale potremo fare davvero tante tante magie. Quindi piazziamolo esattamente qui. Ah, questo robottino, guarda che bellino che è, pronto a innescarsi a fare il lavoro al posto mio. E adesso, una volta che l'attiveremo, inizierà a scannerizzare tutta la zona circostante alla ricerca di un'unica cosa. E parlo proprio del pezzettino di bedrock. Sì, potrebbe volerci davvero tanto, ma l'importante è che lui funziona alla perfezione. Quindi ora facciamo così. Ok, procedura d'accensione. Tac tac, perfetto. Ok, direi che si sta decisamente attivando. Quindi lasciamogli fare, perché ci metterà un po'. E quanto ci vuole? Vabbè, comunque, mentre che lui fa lì, il problema adesso non c'è più, perché lui farà tutto al posto nostro. E sì, vabbè, ora aspettiamo solo che finisca qua di far tutto. Bene, direi che ha finito, perché non ci sono più quelle particelle. Quindi adesso, oh, ok, si sta mettendo a scannerizzare l'area attorno. Sai, guarda come la scannerizza per benino. Cioè, ragazzi, è un campione, guardalo. Quindi ora cosa vuoi fare? Oh, mi sa che hai individuato qualcosa. Ok, mi sa che ha decisamente individuato qualcosa, perché è partita la velocità della luce. E aspettiamo un secondo, perché lo dobbiamo seguire. Questo qua sta andando alla velocità della luce. Non so nemmeno io come raggiungerlo. È partito e penso che non si voglia più fermare. Quindi sì, dove vuole andare? Penso che si sia bloccato in acqua. Invece no, non si ferma più questo robot. A quanto pare, finché non trova quel pezzettino di bedrock, non si ferma. E questa cosa, se ci pensate, è estremamente positiva, dato il fatto che era il mio obiettivo fin dall'inizio. Quindi ora cerchiamo di seguirlo fin quando non raggiungerà il suo obiettivo. Anche perché mi sa che sarà molto lontano. E magari non ti bloccare, piccolo robot che credi in te. E dai, suo piccolo robottino, portami da qualche parte. Non è possibile che sei ancora qua a cercare. Oh, io che pensavo che fossi più efficiente. Perché ti sei fermato? Ah, di nuovo a scannerizzare l'area? Non ti basta? Io lo sapevo che andava a finire così. Sì, almeno fai veloce a scannerizzare, ok? Dici di qua, va bene. Ah, ragazzi, questi robot a volte sono affidabili, a volte no. Però teoricamente lo dovrebbe trovare. Poi, a parte che gli sto chiedendo di trovare velocemente una cosa che non è troppo facile da trovare. Parliamo della bed
bedrock distruttibile. Sì, diciamo che effettivamente pure io che gli chiedo una roba del genere spero che la trovi rapidamente. Non sono la persona più sana di sempre, infatti ancora in confusione. E va sotto, vabbè, seguiamolo, tanto non è che ho altra scelta. Ah, sto robot io non ce la faccio più, è da mezz'ora che va avanti, ragazzi. Non ne posso veramente più, guardalo, va, va. Oh, aspetta, è impazzito. Ha preso, pure preso il volo. Mi sta dicendo che magari ha trovato qualcosa. Hai trovato qualcosa, robotti? Ah, è lei, è qua. Allora, indicami dov'è il blocco, quello magico che posso rompere. Bravo, scannerizza. Ed è quello? È quello, sicuro che sia quello? Beh, se tu mi dici che è questo, allora mi fido. Bravo, robottino, hai fatto la tua missione. Così mi piaci. Missione completata con successo. Ora sì, puoi anche, ecco, spegniamoti. Bravissimo. Ora tu resta lì. E adesso questo blocco, devo vedere se lo riesco a scavare. È scomparso, vabbè, non mi faccio domande. Allora proviamo a scavare. Non si scava. Quindi devo trovare un modo alternativo di spostare questo blocco, perché una volta che lo sposterò la missione sarà completata, perché avrò ottenuto quello che desideravo di più, ovvero il passaggio per andare sotto la bedrock. Però mi sa che non sarà facile come a dirsi spostarlo. Invece scherzo, perché non sarà difficile, perché ero già pronto. Mi sono portato un oggetto mentre che il robot faceva le sue cose. Infatti mi sono portato una crafting e questi oggetti. Infatti mettendo insieme questi oggetti in questa maniera, creare un arco, poi mettere la redstone qua e il lapis qua, otterremo un magnete. Grazie a questo, questo blocco potrà essere spostato senza troppa difficoltà. Quindi concentrazione al massimo, perché adesso è il momento che faccia la giocata della vita. Quindi vieni qua, maledetto blocco, ti devo sollevare. Quindi tira su, dai, ancora un po'. Quindi dai, ancora un po'. Lo sto muovendo effettivamente. Ora no, 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 devi venire su. Dai, vieni, dai, no, no, sei riancorato. Vieni, dai, 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 tira, 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 tira. Perfetto, ora spostatelo di là. Perfetto, e ora giù lì, lì. Perfetto, il blocco è stato spostato. E adesso abbiamo il tunnel verso l'infinito e oltre. Quindi via questo, via tutto, che ora è il momento di prendere un'altra cosa. Infatti ora mi basta bere questa pozione, una volta che la berrò potrò buttarmi. Quindi beviamola. E adesso senza paura buttiamoci e vediamo cosa ci aspetta all'altro lato. Quindi 3, 2, 1 e andiamo a vedere cosa ci aspetta qua sotto. Quindi se riuscissi a cadere, perfetto. E andiamo verso l'infinito. E perché adesso è diventato tutto bianco? E soprattutto perché sono su una sfera, su un qualcosa, e sto scendendo letteralmente su un terreno. Ok, mi sa che qua c'è decisamente qualcosa che non mi quadra. Dove stracavolo sto finendo? Non dovevo finire nel void. Teoricamente era quella la fine che mi aspettavo. Non mi aspettavo che ci fosse realmente qualcosa al di sotto. Ma a quanto pare mi devo ripensare a tutto, perché c'è realmente qualcosa sotto la bedrock che mi sa che è letteralmente il paradiso. Quindi sotto la bedrock si cela il paradiso. Wow, con animali molto particolari. Loro sono amichevoli o sono aggressivi? Sempre amichevoli, anche se non lo sembrano. Comunque sì, a quanto pare il mistero è stato svelato, ovvero sotto la bedrock c'è il paradiso. Sì, non pensavo che fosse possibile. Cioè, a quanto pare esiste realmente. Vabbè, tanto potrò usare i miei... Aspetta, il mio inventario non c'è più, mi è rimasto solo il paracadute. Niente, e ora come me ne scappo da qua? Houston, c'è un problema? Come me ne vado da qua io? Ragazzi, se voi avete qualche idea per farmi scappare da questo posto, fatemelo sapere con un commento, perché io altrimenti mi sa che rimarrò per qua dentro per molto, molto, molto tempo. E non so, a meno che non mi venscano le ali come ai maiali, non credo che me ne andrò. Detto questo, vabbè, mi sa che mi toccherà iniziare a cercare un modo di scappare.